Atos Onofre, siamo giunti all'atto finale di questo campionato di Serie B, c'è la gara di spareggio contro il Romagna. Quali pensieri ci sono all'interno dello spogliatoio del CRC per questa partita decisiva del campionato? E tanta concentrazione, tanta determinazione su tutto quello che abbiamo lavorato in questa settimana e soprattutto l'obiettivo prefissato ad agosto, vincere il campionato. Nonostante i 4 punti di penalizzazione, e adesso andiamo a giocare sto spareggio. Sentite la portata di questa gara, che potrebbe essere storica per il rugby Civitavecchiese. Sì, è la terza, diciamo, è la terza edizione, tra virgolette, che andiamo a fare una finale per la Serie A, di cui la prima ci siamo trovati contro la Primavera tanti anni fa, quasi impreparati, eravamo una scheggia impazzita della classifica. Secondo anno contro Badia siamo stati sfortunati al ritorno e comunque ci abbiamo messo del nostro per complicarcela. Quest'anno abbiamo fatto un grosso lavoro di squadra, un grosso lavoro di team, a partire dai giocatori, agli allenatori, agli assistenti, ai fisioterapisti, a tutto l'organico che c'è intorno. E quindi a Perugia ci sentirà un pochino il fatto di queste 2 sconfitte che sono state contro Primavera e Badia? Beh sì, per chi è stato insieme a me, quei 5 o 6 comunque abbiamo un background importante. E quello ci aiuterà secondo me a mantenere la determinazione e il sangue freddo senza innervosirsi troppo. Qual sarà la cosa più importante da fare per vincere questa gara? Stare tranquilli, non sovraccaricarsi di emozioni o di pensieri o di azioni da fare.